Mi è stato chiesto di fare un altro po' di problemi sui limiti, quindi facciamone un altro po'. Allora, vediamo, qual è il primo problema che ho? Dice, il limite per x che tende a 0 di x meno 2 per il valore assoluto di x fratto il valore assoluto di x. Adesso, quello che confonde immediatamente la maggior parte della gente è questa cosa del valore assoluto, perché come ci lavori? Non è che puoi semplicemente sottrarre, se fosse stata una x sarebbe stato un problema semplice, perché potresti semplicemente sottrarre, prenderesti il 2x da questa x, poi dividi per x e avresti la risposta. Però questo è un valore assoluto, quindi non è che puoi semplicemente manipolarla direttamente. Però se fossimo in grado di liberarci di questo valore assoluto, e quindi come si fa? Beh, affinché questo limite esista, affinché questo limite, non lo so, diciamo che questo limite è uguale a L. Ok? E L è quello che dobbiamo risolvere. Ora, affinché questo limite esista, allora il limite per x che tende a 0 deve esistere sia dal lato positivo che dal lato negativo. Ora, che intendo? Vuol dire che anche questo deve essere vero. Il limite per x che tende a 0 dal lato destro, no? Dai numeri positivi, di x meno 2 per il valore assoluto di x fratto il valore assoluto di x, anche questo deve essere uguale a L. E poi sappiamo che quindi anche il limite per x che tende a 0 dal lato negativo della stessa funzione, quindi x meno 2 per il valore assoluto di x fratto il valore assoluto di x, e anche lui deve sempre essere uguale a L, no? Se noi, cioè, man mano che ci avviciniamo a 0 da sinistra, otteniamo qualche numero, e man mano che ci avviciniamo a 0 da destra, otteniamo lo stesso numero. E se è così, allora sappiamo che non importa da quale direzione ci avviciniamo a 0, che in questa situazione ci avviciniamo a quel numero, no? Quindi capiamo questi due limiti. Se hanno la stessa risposta, abbiamo la risposta al problema originale. E quindi come lo possiamo semplificare? Per x che tende a 0 dal lato positivo. Beh, questa cosa è la stessa cosa del limite per x che tende a 0 dal lato positivo. Beh, se sappiamo che ci stiamo avvicinando da 0 dal lato positivo, che cosa sappiamo di x? Sappiamo che x è positivo, no? Perché si avvicina da destra. Quindi se x è positivo, ci possiamo liberare dei simboli di valore assoluto, e quindi abbiamo semplicemente x meno 2x fratto x. E quindi è uguale al limite per x che tende a 0 dal lato positivo, vediamo, questo è x meno 2x. Quindi questo è meno x, giusto? X meno 2x fa meno x. E poi meno x su x fa meno 1. Quindi questo è il limite per x che tende a 0 dal lato positivo di meno 1. E quindi questa cosa è semplicemente meno 1, no? Questo sarà semplicemente uguale a meno 1. E quindi il tutto è uguale a meno 1. Adesso prendiamo questo caso qui sotto, dove invece ci avviciniamo dal lato negativo. Come ci possiamo ragionare su? Qual è il valore assoluto di x se x è un numero negativo? Allora, il valore assoluto di x, se x è un numero negativo, sarà il negativo di x, giusto? Perché, allora, pensala così, se x è meno 1, quando prendiamo il valore assoluto di x, essenzialmente stiamo di nuovo moltiplicando per x per meno 1. Quindi un altro modo di riscrivere questa cosa è che questo è uguale al limite per x che tende a 0 dal lato negativo di x meno 2 per che cosa? Il valore assoluto di x, questa è la stessa cosa di meno x. Spero che ti sia sembrato, no? Se abbiamo a che fare con i numeri negativi, allora il valore assoluto di un numero negativo è la stessa cosa che moltiplicare il numero negativo per il negativo, che essenzialmente è per renderlo di nuovo un numero positivo. Ci sei? E poi ovviamente il valore assoluto di x al denominatore, visto che abbiamo a che fare con una x negativa, anche lui sarà uguale a meno x. E adesso vediamo se possiamo semplificare. Perciò questo significa che il limite per x che tende a 0 dal lato negativo, allora vediamo, qui abbiamo x meno 2 per meno x. Questi negativi si annullano. E quindi ottengo x più 2x, giusto? E quindi ottengo 3x fratto meno x. Questo è 3x fratto meno x, e quindi questo è uguale a meno 3.
Allora, questa cosa è interessante, perché mi avvicina a un numero diverso quando mi avvicino dal lato sinistro. Quando mi avvicinavo a questa funzione dal lato sinistro, o dal lato destro, no? Mi sembra quindi che il limite non esista. Confermiamola questa cosa. Effettivamente, vediamo se posso prendere la calcolatrice. Allora, prendo la calcolatrice grafica, vediamo se riusciamo a confermare. Fammi scrivere questa cosa, quindi x meno... Aspetta che ti faccio vedere quello che sto facendo, almeno non ti annoi. Allora, meno il valore assoluto di x, e questo era diviso il valore assoluto di x. Il valore assoluto di x. Vediamo, grafico. Che cos'ha qui? Zoom out. No. Ma è giusto? X, valore assoluto. Ah, scusa. Questo è x meno 2 per il valore assoluto di x. Allora, fammi il grafico. Ah, ecco qua. Allora, aspetta, non credo che tu riesca a vederlo. Ecco, la calcolatrice grafica ci conferma il lavoro che abbiamo fatto. Sebbene te li connette e ti faccia pensare che in qualche modo stia a questo punto, ma è solo perché pesca i punti e li disegna, eh. Quindi come vedi, quando ti avvicini dal lato destro, ti avvicini a meno 1, giusto? Cioè, in realtà, è meno 1 sempre. Sei sempre a meno 1 per tutto il tempo sul lato destro. E quando ti avvicini dal lato sinistro, ti avvicini a meno 3. E quindi non esiste il limite per x uguale a 0. E quindi puoi dire che L è indefinito. Sai, c'è uno sporco trucco su questi limiti qui. Cioè, non è uno sporco trucco, però insomma, in teoria non dovresti mai sbagliare un problema sui limiti. E perché? Perché dovresti essere in grado di risolverlo analiticamente, però se non lo sai risolvere analiticamente, qui ci metti semplicemente numeri molto molto piccoli. Provi, se ci metti, che ne so, provi con 0,0001. Provi numeri che sono un po' più grandi di qualsiasi numero che sia il tuo limite, no? E poi un po' più piccoli, no? E poi semplicemente numericamente, vedi a quanto tende. Alle volte non hai nemmeno bisogno di usare la calcolatrice, potresti calcolarlo a mente, che ne so, con 0,01, una cosa del genere. Comunque, facciamo un altro problema. Allora, inverti i colori. Allora, facciamo il limite per x che tende a 0 di seno di 5x fratto 2x. Allora, questo sembra tanto come seno di x fratto x. E lo conosciamo, il limite di seno di x fratto x, no? Quant'era? Se non mi credi, guardati il video dove lo dimostriamo usando il teorema dei due carabinieri. Il limite per x che tende a 0, abbiamo dimostrato che il limite per x che tende a 0 di seno di x fratto x è 1. Adesso questo sembra quasi come quello. Sarebbe grandioso se lo potessimo mettere in quella forma, poi alla fine avremmo fatto, no? Quindi come facciamo? Allora, proviamo a sostituire. Proviamo ad avere una singola variabile qui, invece di avere un 5 per una variabile, eh? Faccio la sostituzione, la faccio in magenta. Allora, diciamo che questo è uguale a 5x. A è uguale a 5x. E questo vuol dire anche, quando dividiamo entrambi i lati per 5, no? Che ottieni che x è uguale ad a fratto 5, a quinti, no? Quindi facciamo la sostituzione e facciamolo. Quindi questo, il limite per x che tende a 0 sarebbe la stessa cosa di che? Se tende, quando x si avvicina a 0, anche a si avvicina a 0, giusto? Quindi è la stessa cosa del limite per a che tende a 0. Lo potresti vedere così, quando a si avvicina a 0, anche x si sta ancora avvicinando a 0, magari un quinto della velocità, però è la stessa cosa, no? Aspetta, annulla, 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 annulla. Vabbè, qui ci dovrebbe stare a, per il limite per a che tende a 0, giusto, no? Ci sei? Ma comunque. Si spera che tu sia soddisfatto, no? Che il limite per a che tende a 0 è la stessa quando x tende sempre a 0, no? Per cui anche a. Se a tende a 0, x tende a 0. Ma insomma. Quindi questo è il limite di seno di a fratto x è a quinti, quindi questo è 2 per a quinti. E quindi è uguale al limite per a che tende a 0. Del seno di a fratto 2 quinti a. Allora, questo qui lo potremmo anche togliere, no?
potremmo togliere questo è 1 fratto 2 quinti, no? Perciò questo è semplicemente un termine costante, no? Se lo togliamo dal denominatore lo ribaltiamo, no? Perché 1 fratto 2 quinti sarebbe 5 mezzi. Quindi questo è uguale a 5 mezzi, giusto? L'ho semplicemente tolto dal denominatore, no? E lo ribalti, perché è 1 fratto 2 quinti. Per il limite, per a che tende a 0, di seno di a su a. E questo qui è terribilmente uguale a quest'altro, no? È solo che abbiamo A invece di X, ma questo non è che fa differenza. E quindi questo è uguale a 1. E quindi tutta questa cosa, visto che questo è uguale a 1, e tutto questo è uguale a 5 mezzi. E di nuovo, se ottieni questa risposta e non sei troppo sicuro, prendi la calcolatrice e prova, calcola. Quant'è il seno di 5 per 0,001? O il seno di 5, 0,005 diviso 2 per 0,001, quindi 0,002. E se prendi questa cosa ottieni un numero che è terribilmente vicino a questo qui, no? Questo qui è approssimato, questo è esattamente 2,5, probabilmente ottieni tipo 2,49999 o roba del genere, insomma. Allora, facciamone un altro. Inverti i colori. Allora, adesso ho il limite per x che tende a 0. Questo sembra un sacco come quell'altro, anche se qui abbiamo un po' di esponenti. Seno al quadrato di x fratto x al quadrato. E questo sembra quasi seno di x su x, però ho questi termini al quadrato, quindi che posso fare? Beh, questo qui, il seno di x al quadrato, l'ho fatto x al quadrato. Questo è come dire il limite per x che tende a 0 del seno di x fratto x al quadrato, giusto? Se portassi via questo qui, no? Se, potresti elevare al quadrato e otterresti di nuovo questo al denominatore e numeratore, no? Se questo lo volessi cambiare, non ti dico semplificare, ma insomma se lo vuoi cambiare puoi fare così. Adesso questo è interessante perché questo 2, questo qui è un termine costante, no? Non è che ti cambia il limite questo qui. Quindi essenzialmente possiamo dire che questo sarà uguale al limite per x che tende a 0 di seno di x fratto x al quadrato. E quant'è? Non l'avrei potuto fare se qui ci fosse stata una x, perché questo avrebbe cambiato il limite. Però questo qui è un termine costante. E quindi questo, la base è l'unica cosa che cambierà quando x si avvicina a 0. E quindi posso prendere il limite di questa base, se lo vuoi dire così, insomma. Adesso siamo tornati a quello che abbiamo dimostrato nel video precedente, no? E quindi qual è il limite per x che tende a 0 di seno di x su x? È 1, giusto? E perciò quant'è 1 al quadrato? È 1. Ecco qua. Ti ho portato via 13 minuti del tuo tempo, ma insomma spero che tu l'abbia trovato vagamente utile.